questa mattina abbiamo visto in modo così molto generale cosa può significare la vita spirituale, quindi quella dimensione della persona, quella qualità nuova di vita che si sviluppa, comincia a svilupparsi quando primo si prende coscienza che in azione nella nostra piccola storia c'è una forza più grande di noi. Il Concilio nella nostra etate al numero 2 l'ha chiamato l'energia arcana che sostiene il nostro cammino, che alimenta la nostra storia. Si prende quindi coscienza che non siamo noi il principio, la fonte. Non abbiamo in noi la sorgente della vita, del pensiero, della verità, della pace, della giustizia. È un qualcosa che ci è continuamente offerta e che noi possiamo rifiutare. Presa coscienza di questa nostra condizione, quindi di bisognosi di alimento continuo, allora fiorisce in noi un atteggiamento nuovo, che è l'atteggiamento di accoglienza, di interiorizzazione, di ascolto. Atteggiamento che ci consente di aprirci senza resistenze o con minori resistenze appunto alla forza della vita. Quella che chiamiamo la spiritualità è quindi una qualità, una modalità nuova di esistenza che fiorisce in noi a quelle condizioni, quando pigliamo coscienza e ci apriamo. Cioè assumiamo un atteggiamento nuovo, diverso. Questo vale per tutte le culture, per tutte le religioni, per cui forme di spiritualità si sono sviluppate in un determinato momento in tutte le culture e tutte le religioni. Vorrei, prima di parlare della spiritualità cristiana, sottolineare un dato che di per sé la vita spirituale non coincide con la pratica religiosa e neppure con l'osservanza delle leggi morali, perché la pratica religiosa può essere svolta con atteggiamento centrato ancora sul soggetto, sulla persona, che non consente lo sviluppo di una dimensione spirituale. In fondo potremmo dire, per esempio, che la critica che Gesù faceva alla religiosità del suo tempo, soprattutto in particolare alla corrente farisaica, che era una corrente molto fedele alle pratiche religiose, osservante delle leggi morali, la critica che Gesù faceva riguardava proprio questo punto, cioè era ancora un'osservanza che partiva dal soggetto, centrata sul soggetto stesso, sulla persona, e non centrata sulla forza della vita. Per cui facilmente si esprimeva nell'esteriorità, nel formalismo,
nelle pratiche osservate con fedeltà, ma con atteggiamenti spesso di disprezzo di altri, di oppressione, atteggiamenti appunto che non sviluppavano la dimensione spirituale della persona, potremmo dire, o Gesù diceva, non coinvolgeva il cuore, per usare la terminologia del tempo, ma oggi potremmo dire che non esprimeva e non sviluppava la dimensione spirituale della persona, proprio perché era centrata sul soggetto. Per cui la persona si riteneva il centro, il principio, la fonte di ciò che faceva. Io pago le decime, diceva il fariseo della parabola, il capitolo 18 di Luca. Io pago le decime, osservo i digiuni, sono fedele a mia moglie, sono giusto, non come gli altri, non come quel pubblicano che non osava neppure alzare gli occhi al cielo e battendosi il petto diceva abbi pietà di me, peccatore. L'atteggiamento proprio della persona spirituale. Questa terminologia è anche una terminologia della tradizione cristiana. Come sappiamo, per esempio, Paolo distingueva in questa prospettiva distingueva tra l'uomo psichico e l'uomo spirituale. L'uomo psichico centrato appunto su di sé, che seguiva i propri istinti, incapace di lasciarsi condurre dallo spirito. L'uomo spirituale, l'anthropos pneumaticos, lo chiamava Paolo, questo per esempio nella prima lettera dei Corinti, al capitolo secondo, versetti 14-15, distingueva appunto tra l'anthropos psichikos e l'anthropos pneumaticos. Ma Paolo distingueva anche tra l'uomo interiore e l'uomo esteriore. Oppure anche distingueva tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Sono modelli diversi, ma per esprimere sostanzialmente la stessa differenza. Perché l'uomo esteriore? Perché l'uomo psichico si lascia condurre da stimoli che riceve dall'esterno, l'opinione degli altri, le offese che possono provenire dagli altri, tutti gli stimoli che suscitano reazioni che certo che sono nostre, ma che sono condizionate dalla presenza degli altri, dalle esperienze compiute, per cui l'uomo psichico è di fondo l'uomo vecchio, cioè che è dominato dalla sua storia, cioè dal suo passato. In fondo oggi sappiamo che sono le connessioni cerebrali che si sono fissate nel nostro cervello, si sono fissate nelle esperienze infantili, nelle esperienze dell'età, della prima nostra fase della vita, e non l'adolescenza, si sono fissate queste connessioni cerebrali che determinano il nostro comportamento, le nostre reazioni. Crediamo di essere noi a operare, in realtà è il nostro passato, è la nostra storia, sono le nostre esperienze. Per cui l'uomo psichico può essere identificato proprio con il nostro passato, l'uomo vecchio. La novità di vita invece viene introdotta a livello spirituale, quando ci apriamo a ciò che noi non siamo, quando ci lasciamo condurre dallo spirito, per usare un'altra formula di Paolo
della lettera ai Romani, al capitolo ottavo. Quelli che sono guidati dallo Spirito, costoro, qui dice, sono figli di Dio. Vedremo, questa è una terminologia tipicamente cristiana. Bene, quindi vedete che anche nella tradizione cristiana questa problematica si è presentata. Ma in particolare la spiritualità cristiana si è sviluppata con delle caratteristiche specifiche. Tutte le spiritualità hanno delle loro caratteristiche specifiche. Ciascuna ha il suo contributo e dà il suo contributo alla storia della spiritualità umana. Per noi, che siamo seguaci di Gesù, che siamo cresciuti all'interno dell'orizzonte cristiano, per noi è importante che ci rendiamo conto quali sono le caratteristiche specifiche, particolari, che si sono sviluppate all'interno della tradizione cristiana. Attraverso, chiaro, i santi, attraverso coloro che hanno vissuto con una grande fedeltà, con una maggiore fedeltà della nostra, il Vangelo di Gesù. Quindi, se ciascuna spiritualità ha delle sue caratteristiche e ciascuna religione, ciascuna cultura ha introdotto, ha immesso nella storia umana delle particolari qualità o ha messo diffuso nell'umanità particolari caratteristiche, ecco, per noi è importante che ci chiediamo quali sono le caratteristiche specifiche della spiritualità sorta dall'esperienza di Gesù e dalla via che gli aveva tracciato. Credo che a questa domanda, quali sono quindi le caratteristiche specifiche della spiritualità cristiana, potremmo rispondere con una formula molto semplice, che la spiritualità cristiana è una spiritualità teologale, cioè centrata sull'azione di Dio. Cosa vuol dire allora centrare la propria vita su Dio? Adesso ci chiediamo, ma concretamente si è espressa questa caratteristica centrata sull'azione di Dio, si è espressa con tre modulazioni che sono subito, nella prima esperienza cristiana, sono subito fiorite e individuate, ma così spontaneamente, senza nessuna decisione. Non è stata il risultato di una riflessione fatta insieme o di un concilio come quello dell'incontro degli Apostoli nel 50 a Gerusalemme, verso l'anno 50. No, è fiorita così immediatamente. Poi dopo cerchiamo di capire il perché di questo fatto. Ma prima vorrei partire proprio da questo dato. Fin dai primi documenti che noi abbiamo, per esempio pigliamo la lettera la prima lettera ai Tessalonicesi. La prima lettera ai Tessalonicesi è il primo documento scritto che ci è pervenuto dell'esperienza cristiana ed è di Paolo. Ora, nelle prime righe proprio di questo documento, di questa lettera che Paolo ha scritto ai fedeli di Tessalonica, proprio dopo il saluto,
C'è questa affermazione di Paolo al versetto 2 del primo capitolo, quindi della prima lettera ai Tessalonicesi: ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro, del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella agape, nella carità, della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, questa triade, fede, speranza, amore, fede, speranza, carità, fede, speranza, agape, possiamo dire, cioè questa triade che qui Paolo richiama come riconoscimento della fedeltà dei Tessalonicesi, dei cristiani di Tessalonica, al Vangelo di Gesù. Queste tre caratteristiche ritornano poi in diverso ordine, ma ritornano spesso, non solo nelle lettere di Paolo, ma anche in altri documenti del Nuovo Testamento e anche poi nei primi scritti dei padri apostolici. Adesso è inutile elencare tutti questi richiami, ma credo che con facilità voi potete rintracciare questa triade nei primi scritti dell'esperienza cristiana: fede, speranza, carità. Ma attenti, adesso cerchiamo poi di capirlo bene, quali sono i contenuti di questa triade. Ma prima vorrei proprio mettere in luce questo dato, che queste tre caratteristiche sono espressioni dell'azione di Dio accolta. Quindi si riferiscono sempre a Dio: la fede in Dio, l'attesa della sua venuta nella nostra vita, la speranza nell'azione di Dio e l'amore di Dio rivelato, espresso nei nostri gesti. Quindi sono sempre componenti di un atteggiamento unico, che è l'abbandono fiducioso in Dio, quello che abbiamo chiamato l'atteggiamento teologale, centrato su Dio. Questo per sé è un dato comune anche alla spiritualità ebraica, anche alla spiritualità musulmana, islamica, anche alla spiritualità induista. Per sé non è una esclusività del cristianesimo, però nel cristianesimo si è sviluppata, nell'esperienza cristiana si è sviluppata con questa triade, che dopo cerchiamo di approfondire e vedere anche la ragione perché la centralità su Dio, cioè essere centrati su Dio, si è espressa in questa triade. Ma intanto chiediamoci però che cosa significa centrare la propria vita su Dio. Che differenza c'è tra l'abbandono fiducioso in Dio, come i cristiani sono chiamati a viverlo, assieme anche ad altri che credono in Dio, e quella consapevolezza dell'energia arcana di cui abbiamo parlato questa mattina in modo generico, in modo generale? La differenza credo che possa essere espressa così: che l'atteggiamento di cui abbiamo parlato questa mattina, del riconoscimento di una forza più grande di noi, della sua accoglienza, si può esprimere in forme di spiritualità cosmica, di una energia impersonale, mentre quando noi parliamo di Dio, noi ci riferiamo a questa stessa forza arcana, ma concepita personalmente, cioè che è caratterizzata da una conoscenza e dall'amore, che per noi, per quello che noi riusciamo a capire, costituisce appunto il carattere personale.
In questo senso, quindi, la spiritualità cristiana è una spiritualità teologale, cioè che si riferisce a un Dio, ad una realtà personale che conosce, che ama, che rende poi possibile il cammino della nostra esistenza. E che noi affermiamo secondo lo stile della fede di Gesù. Quindi che noi esercitiamo tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Quindi sono queste due prime caratteristiche fondamentali, cioè il carattere teologale della esperienza cristiana, in quanto si riferisce, adesso cerchiamo dopo di spiegarlo, in quanto si riferisce a un Dio personalmente concepito, cioè che è conoscente e che opera per amore, secondo, che noi affermiamo, secondo lo stile di Gesù, secondo l'esperienza compiuta da Gesù, o possiamo anche dire secondo la testimonianza che Gesù ha dato, secondo lo stile di vita che Gesù ha condotto, la fede che Gesù ha esercitato in Dio. Per cui il carattere teologale dei discepoli di Gesù fiorisce, si sviluppa tenendo fisso lo sguardo su di lui, assumendo lo stile che Gesù, di fede che Gesù ha avuto. Questa formula che io adesso ho utilizzata, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, si ritrova, viene, deriva da un documento del Nuovo Testamento che noi chiamiamo la lettera agli Ebrei, che di per sé non è proprio una lettera, è una lunga riflessione, che è sorta all'interno dell'ambiente paolino, ma che non è di Paolo. Questo oggi è pacifico, anche se nella storia più volte è stata attribuita a Paolo, ma di per sé oggi è riconosciuto che è un documento che si richiama all'ambiente culturale paolino e l'ambiente spirituale paolino, ma che non è di Paolo. Due volte questo documento, la lettera agli Ebrei, ha questa formula della tener fisso lo sguardo su Gesù come condizione del cammino del cristiano. Dice, i due testi sono al capitolo terzo della lettera agli Ebrei, al versetto 1 del capitolo 3, appunto, e poi invece nel capitolo 12 ritorna ancora nel versetto 2. Leggo le due formule. Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene lo sguardo in Gesù, apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Apostolo perché l'ha proclamata, sommo sacerdote perché l'ha celebrata nella sua vita, cioè l'ha vissuta, offrendo la propria vita proprio come testimonianza di questa, della fedeltà. Apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, cioè della fede in Dio che noi professiamo, cioè dell'atteggiamento teologale che noi continuiamo ad avere sulla testimonianza che lui ha dato. E al capitolo 12, la stessa lettera dice ancora: anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni, perché prima ha fatto tutto l'elenco
dei testimoni di fede nel capitolo 11, allora dice: circondati da un così gran nugolo di testimoni, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, versetto 2, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Cioè, questo atteggiamento di abbandono fiducioso, di accoglienza della forza della vita, che è riconosciuto come un amore, questo atteggiamento di abbandono fiducioso lo esercitiamo secondo lo stile di fede vissuto da Gesù, secondo la testimonianza che Gesù ne ha dato nella sua vita. Queste sono due caratteristiche della spiritualità cristiana, che poi dopo sviluppa alcune particolari qualità di vita spirituale, ma che derivano da questi due dati fondamentali. Il carattere teologale, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Cerchiamo adesso di approfondire questi dati che ci accomunano con altre spiritualità, ma con queste caratteristiche specifiche che adesso vedremo, appunto cercando di chiarire bene questa particolarità. Il dato più esteriore e più immediato è il riferimento a Gesù che ci qualifica, che ci distingue dalle altre spiritualità. Ma il riferimento a Gesù è il riferimento a Gesù come iniziatore di un particolare modo di vivere la fede in Dio. Iniziatore e perfezionatore della fede. Apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Qui il termine fede è utilizzato in un senso più generale, potremmo dire proprio di vita teologale, per usare i termini attuali. Quindi di atteggiamento, di abbandono fiducioso in Dio, di accoglienza di quella forza arcana che alimenta la nostra vita, che riconosciamo come principio e fonte della nostra realtà. In che cosa consiste questo sguardo fisso su Gesù? Consiste nel richiamare la sua storia, nel fare memoria del suo amore, della sua fede in Dio, della sua fiducia nel Padre, dell'amore che ha esercitato nella sua vita, fino alla fine. Giovanni riassume appunto così la sua avventura: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, fino alle estreme possibilità umane. Ed è proprio la caratteristica di questo amore che resta come espressione specifica della spiritualità cristiana. In fondo, la forza che ha diffuso il cristianesimo è stato proprio questo tipo particolare di amore che adesso vedremo. In questo senso, quindi, il tener fisso lo sguardo su Gesù, il richiamare la sua esperienza, la sua testimonianza, è il dato fondamentale della spiritualità cristiana. È la ragione per cui si sviluppa nella tradizione cristiana un particolare tipo di amore, su cui appunto ci fermeremo, che è stata la forza della diffusione del cristianesimo nei primi tempi, nei primi secoli. Fino al IV secolo non ci sono state altre dinamiche, altre spinte per la diffusione del cristianesimo. È stato solo il tipo di amore che avevano.
la modalità con cui vivevano il rapporto con Dio, così da esprimere un tipo particolare di amore, che appunto considereremo. Poi dopo sono intervenute altre componenti che hanno, per certi versi, poi inquinato la spiritualità cristiana. L'intervento della legge, l'intervento degli eserciti, l'intervento della forza, che è stato anche poi giustificato teologicamente. Pensate solo, per esempio, all'interpretazione che Agostino dà della parabola della zizzania, per portare un esempio molto banale, ma significativo. Perché nella parabola della zizzania Gesù diceva: no, lasciate che cresca anche la zizzania, perché solo alla fine si è in grado di capire la differenza e di cogliere qual è il valore dell'uno o dell'altro, cioè del grano della zizzania. Agostino, di fronte all'eresia, giunge a dire: ora però siamo in grado già di distinguere bene il grano dalla zizzania, per cui siamo in grado di estirpare già la zizzania, anche se non siamo alla fine. Perché al tempo di Gesù non si distingueva, non era sempre facile distinguere. Oggi abbiamo degli elementi chiari di distinzione, per cui giustificavi in questo modo anche l'intervento della forza. Siamo già nel V secolo, quindi c'è già già l'utilizzazione, la possibilità di utilizzare la forza degli eserciti. Già alla fine del IV secolo Teodosio aveva imposto il cristianesimo, quindi si poteva ricorrere alla legge, si poteva ricorrere agli eserciti, no? Quindi in questo senso già queste componenti hanno inquinato poi la diffusione del cristianesimo. E quindi anche la spiritualità cristiana è stata inquinata dall'interno. Però nei primi 3-4 secoli, i primi 3 secoli e mezzo, c'è stata l'unica forza che ha consentito lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione nel mondo del cristianesimo è stato nel mondo mediterraneo, anche poi nell'Oriente, è stato solo la qualità dell'amore che si sviluppava in questa prospettiva. Allora adesso vediamo brevemente in che cosa consiste questa triade, fede, speranza, poi dopo domani ci ritorneremo e continueremo lo sviluppo, ma cominciamo adesso ad analizzarlo perché questo è un dato essenziale. Allora abbiamo detto che fin dall'inizio si sviluppano queste tre modalità, fede, speranza, amore teologale. Tutte centrate sul riconoscimento dell'azione di Dio in noi. Perché, prima di tutto, ci chiediamo questa triade? Perché non è un atteggiamento unitario? Perché c'è bisogno di tre modulazioni o di tre dinamiche distinte? La ragione, io credo, la ragione più chiara di questo fatto, credo che dipenda dal tener fisso lo sguardo su Gesù, perché Gesù è nella storia, Gesù sviluppa la sua esperienza nel tempo. Il tener fisso lo sguardo su Gesù vuol dire incontrare Dio, cioè accogliere l'azione di Dio immersi nello sviluppo delle situazioni storiche, cioè immersi nel tempo. Ecco, in questo la spiritualità cristiana è una spiritualità incarnata, cioè che si immerge nel tempo, nella storia, non porta al di fuori della storia. Questo, vedete, è un dato che è già molto molto significativo. Ci sono delle spiritualità che vogliono condurre a uscire dal tempo, a uscire dalla storia, che è considerata come l'ambito della superficialità, dell'apparenza, dell'illusione, no? Sono spiritualità che tendono a condurre fuori,
dal tempo, per entrare in uno spazio etereo, in uno spazio divino, in uno spazio che alcuni chiamano spirituale, ma per la spiritualità cristiana questo termine non sarebbe usato rettamente. La spiritualità cristiana conduce a immergersi nel tempo, a incontrare Dio negli eventi della storia, a trovare lì quell'azione che immette energia nuova, che introduce carica nuova di vita. Questo deriva dal fatto che noi teniamo fisso lo sguardo su Gesù, che è nel tempo, che è nella storia. Per cui il rapporto con Dio viene sviluppato secondo le tre dimensioni del tempo, perché il tempo ha tre dimensioni: il passato, il presente e il futuro. Allora, se voi notate, le tre virtù teologali, come noi le chiamiamo, cioè le tre modulazioni con cui noi viviamo il rapporto con Dio, secondo appunto lo stile di Gesù, queste tre modulazioni corrispondono alle tre dimensioni del tempo. La fede è abbandonarsi fiduciosamente a Dio, accogliendo la testimonianza che ci viene dal passato. La fede ci fa rivolgere lo sguardo al passato per accogliere la testimonianza dell'azione di Dio, di quella forza arcana che si è espressa nella perfezione, negli eventi della storia del passato. Quando noi ci raduniamo per la preghiera, cominciamo a raccontare storie, a raccontare eventi del passato, in quel tempo, quel giorno. Ecco, questa mattina, ieri abbiamo visto Elia che nella grotta dove si era rifugiato per sé, perché fuggiva la persecuzione per sé, per coloro che volevano eliminarlo. Lui d'altra parte aveva ucciso altri profeti di Balaam, quindi c'era anche, aveva delle ragioni per avere paura di essere ucciso. Quando si raccoglie, raccontiamo fatti. Perché raccontiamo fatti? Perché ci richiamiamo ad una tradizione, perché accogliamo testimonianze del passato. La fede è abbandonarsi fiduciosamente a Dio, accogliendo la testimonianza che ci viene dal passato, della sua azione, della sua presenza nella storia umana. La speranza, dopo poi analizzeremo un po' le dinamiche, o meglio domani analizzeremo, adesso diamo un quadro generale. La speranza è l'attesa del dono di Dio, dell'azione di Dio, di quella forza di vita che sia necessaria, che proviene dal futuro, che fluisce dal futuro, l'attesa per il futuro. Certo, noi affermiamo che c'è già la perfezione, c'è già l'azione che contiene tutte le ricchezze, ma noi non possiamo accoglierla che a piccoli frammenti, per cui abbandonarsi con fiducia all'azione della vita richiede il saper attendere. Questa mattina già è emerso questa componente della pazienza del tempo, perché noi come tempo, come strutturati temporalmente, possiamo solo accogliere frammenti che si succedono l'uno all'altro. Non possiamo accogliere tutto insieme, non possiamo in un istante assimilare la forza che ci è necessaria per sempre. Come non possiamo riempire i polmoni una volta all'anno, ma dobbiamo ogni giorno, ogni istante respirare. Come non possiamo ossigenare il nostro sangue una volta all'anno, ma continuamente, per cui il cuore deve continuamente pompare il sangue. Così continuamente dobbiamo aprirci alla forza della vita per crescere, per diventare figli, per raggiungere la nostra identità filiale, secondo una terminologia appunto specificamente cristiana, o meglio ebraico-cristiana. Dunque allora, la fede ci fa volgere lo sguardo al passato per accogliere le testimonianze, la speranza ci fa rivolgere lo sguardo al futuro per attendere il dono di Dio che ci viene offerto, e tutto questo nel piccolo istante
del presente, quel piccolo spazio della nostra realtà attuale, che è l'unica esistente per noi. Certo, in Dio c'è tutta la perfezione, possiamo accogliere, ma per noi è il piccolo istante presente, quello che siamo ora qui. Quel presente in cui accogliamo di fatto il frammento che ci è consegnato, cioè quella forza di vita che ci viene donata, da consegnare, da mettere in flusso, da consegnare agli altri. Perché è solo nel flusso che la vita si struttura, si sviluppa, nel metterla in circolo. Per questo il rapporto che noi viviamo con Dio è un rapporto che si sviluppa nelle relazioni con gli altri. Perché è solo in questa rete continua di connessioni vitali che l'azione della vita si sviluppa, si esprime. Accogliamo e consegniamo, accogliamo e offriamo. Questo è proprio lo statuto dell'esistenza cristiana, così come appare fin dall'inizio del cammino dei discepoli di Gesù. Allora, adesso dovremmo analizzare in concreto la fede, la speranza e la carità, in che consistono, quali sono le dinamiche ma questo lo facciamo domani, iniziando appunto ad approfondire questa struttura della nostra spiritualità dei discepoli di Gesù. Adesso voglio proprio solo riassumere questa particolarità, queste caratteristiche specifiche, così anche da suggerirvi poi anche un piccolo esercizio poi da fare prima delle 5:30, quando ci incontreremo qui per confrontarci su questa introduzione. In fondo siamo ancora proprio negli aspetti introduttivi. Questa introduzione che oggi abbiamo cercato di approfondire e poi anche di vivere nelle nostre piccoli esercizi che abbiamo fatto. Allora, dicevo che la spiritualità cristiana, così come si presenta fin dall'inizio, è caratterizzata da due elementi che possiamo riassumere così: il riferimento continuo a Gesù, che dopo poi si traduce nella lettura del Vangelo, nell'ascolto continuo dei suoi insegnamenti, in quella che nella tradizione cristiana viene chiamata la Lectio Divina, in rapporto appunto alla esperienza di Gesù, il vivere appunto. Quindi allora, primo, il tener fisso lo sguardo su Gesù e l'abbandono fiducioso in Dio, cioè quell'atteggiamento teologale di centrare la nostra esistenza, proprio centrarla sull'azione di Dio in noi, sulla sua presenza in noi, che si sviluppa nella triade fede, speranza, agape. Questo potremmo dire è la struttura portante dell'esistenza cristiana, dei discepoli di Gesù. Vedete, non ho parlato di pratica religiosa, non ho parlato di osservanza di leggi morali, perché questi dati di per sé, vedete, non sono costitutivi del discepolato di Gesù, della sequela di Gesù. I dati costitutivi della sequela di Gesù sono la vita teologale sviluppata secondo lo stile che Gesù ha vissuto, quindi tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Questo è il costitutivo. Questo, vedete, spiega perché alcune volte alcuni santi sono pervenuti a delle forme di vita che non tenevano più conto delle leggi, non erano l'osservanza di determinate pratiche, ma il vivere continuamente alla presenza di Dio.
lasciarsi condurre continuamente dalla forza dello spirito, per usare un'altra formula. Vedete come invece è molto facile che noi riduciamo la sequela di Gesù a alcune pratiche, alcune preghiere, alcune formule, alcune osservanze, no? Che non sono da disprezzare, ma non sono costitutive come tali. Per questo la sequela di Gesù conduce ad una libertà interiore molto ampia, che a volte sorprende, quando la vediamo praticata nei santi, ad una libertà interiore molto ampia, ma proprio perché questi due componenti sono costitutivi. Quando c'è lo sguardo fisso su Gesù e l'abbandono fiducioso in Dio, quando Dio diventa il centro della nostra vita, la sua azione in noi è la ragione fondamentale dei nostri stati d'animo, delle nostre scelte. Questo è costitutivo della spiritualità cristiana. Bene, domani analizzeremo dettagliatamente un po' in che consiste allora la fede in Dio, in che consiste la speranza teologale, attendere Dio che viene nella nostra vita, in che consiste l'amore teologale, cioè accogliere e donare la vita che viene da Lui. Domani analizzeremo in dettaglio questo, perché siamo proprio nel cuore della spiritualità. Però io vorrei già che questa sera, al termine di questa prima giornata introduttiva, quindi ancora un po' legata all'esteriorità, un po' degli elementi, ma vorrei che vi interrogaste proprio su questo. In che misura, potremmo dire, in che misura io sono discepolo di Gesù, seguo la via tracciata da Gesù? Io credo che è importante che ci rendiamo conto che di fatto noi non siamo ancora veramente discepoli di Gesù. Sì, siamo sorti all'interno di una tradizione cristiana, siamo stati battezzati, pratichiamo i sacramenti, che sono le espressioni simboliche della vita religiosa cristiana, quindi che sono l'alimento della spiritualità cristiana. Ma di fatto dovremmo porci la domanda: in che misura io seguo la via tracciata da Gesù? Posso dirmi discepolo di Gesù? Io credo che possiamo riflettere un po' appunto su questo, individuare alcune situazioni in cui abbiamo scelto, tenendo fisso lo sguardo su di Lui. Ci sono certamente nella nostra vita dei momenti in cui abbiamo esercitato quell'abbandono fiducioso in Dio che Gesù viveva, che insegnava ai Suoi. Tuttavia credo che la nostra esistenza nella sua globalità non possa essere qualificata come cristiana nel senso forte del termine, proprio perché ci sono tante altre ragioni di vita: i soldi che abbiamo in banca, il lavoro che possiamo esercitare, la fiducia che abbiamo nelle strutture a cui apparteniamo, la stessa fiducia che a volte possiamo avere nella Chiesa o nelle strutture politiche. In fondo spesso sono proprio ragioni di vita per noi, ma che non hanno a che fare in realtà con l'azione di Dio nella nostra vita. Quindi credo che dobbiamo un po' dubitare della nostra fedeltà al Vangelo e chiederci quali sono le ragioni di vita quotidiane, delle scelte che compiamo, delle decisioni che prendiamo, riconoscere almeno gli idoli della nostra esistenza. Io credo questo sia
utile per noi, proprio no, non per deprimerci, non per dispersarci, no, solo per trovare le ragioni della nostra conversione, cioè di quelle scelte che siamo chiamati a compiere tenendo fisso lo sguardo su Gesù, per essere in grado di vivere la morte, come vedremo, perché questo in fondo è il criterio ultimo poi del nostro cammino, diventare capaci di attraversare la morte da vivi, ma questo lo vedremo. Domani cominceremo ad analizzare appunto. Però credo che ormai vediate un po' l'orizzonte del nostro cammino di questi giorni. Va bene, e adesso non facciamo per il momento confronto, perché alle 5:30, cioè tra mezz'ora, tra 40 minuti, ci ritroveremo qui proprio per vedere le reazioni, per sentire le difficoltà, per renderci conto se quello che vi ho proposto può essere significativo, merita di essere approfondito, o se ci sono difficoltà. Quindi preparate un po' nella riflessione, non vi dico di andare fuori a camminare, ma almeno però di mantenere, può darsi che almeno di mantenere un certo raccoglimento, trovare anche uno spazio dove potersi fermare un po' a riflettere e a esaminare la propria vita secondo quel criterio delle